Buongiorno Fagnano, eccoci col video dell'amministrazione comunale del venerdì. Partiamo subito parlando di cantieri che in questi giorni si vedono sempre più frequentemente sulle nostre strade. Lavori di taglio strada, semafori che sbucano un po' a destra e a sinistra. Questo per dire perché questo tipo di tagli di strade nei prossimi anni sarà sempre maggiore. Molte aziende, molte enti hanno ricevuto fondi del PNRR e quindi dovranno andare a sfruttare questi fondi per migliorare le infrastrutture del sottosuolo. Pertanto il Comune ha ricevuto tante richieste di tagli strada da società elettriche, da società che si occupano della fibra ottica e da società che si occupano del gas. Tant'è che anche noi come Ufficio Lavori Pubblici stiamo un po' pensando come rivedere nel futuro i piani di asfaltature delle strade, perché molto spesso prima di asfaltare delle strade, di mettere un cantiere in opera, noi andiamo a chiedere a queste aziende se devono operare su quelle strade che abbiamo intenzione di asfaltare e queste molto semplicemente all'inizio ci dicono di no, salvo poi dopo informarci, una volta asfaltata la strada, che devono andare a tagliare la strada appena asfaltata. Ecco, per evitare questo disagio appunto andremo a vedere, a ristudiare e magari a mettere mano un attimo anche al regolamento sui tagli strade che queste aziende vanno a fare. Sempre sul discorso di strade del nostro paese, mi viene da pensare e parlare della questione tombini per la raccolta e caditoie per la raccolta dell'acqua piovana. In questo periodo, come ben vedete, i temporali, le piogge stanno diventando sempre più insistenti e sono diventate un po', diciamo, la realtà, o meglio, quello che è, non quello che sarà. Pertanto anche i nostri tombini fanno fatica a raccogliere le acque. Mi viene da pensare ad alcune situazioni che sono molto attenzionate in questo periodo, via Colombo e via Cadorna. Il Comune ha bene in mente cosa si può fare e cosa bisogna fare per evitare che alcune zone, alcune case di quelle aree si vadano ad allagare. Purtroppo, diciamo, i tempi burocratici di un'amministrazione comunale sono un po' più lunghi di un privato. Se un privato a mettere un tombino in cortile ci impiega poco, un'amministrazione comunale per fare un lavoro su una strada ha più tempo. Possiamo chiedere e insistere con la società Alfa, che è quella che è predisposta alla pulizia dei tombini e delle caditoie, di magari una maggiore frequenza di pulizie. Questo lo faremo e cercheremo di mettere finalmente fine anche ai possibili allagamenti delle case, dei negozi in quell'area che ho segnalato, ma anche in altre aree del paese. Dopo questo lungo discorso sulle strade e sui servizi del sottosuolo, parliamo degli eventi della settimana e del fine settimana. Partiamo con sabato, che c'è il caffè con l'autore alle 20:45 nella sala pluriuso della biblioteca, dove Sara Maifredi presenta il libro Il diamante dei creatori. Domenica, giornata ricca di eventi, ci sarà la biciclettata che partirà da Piazza Gramsci, biciclettata che viene organizzata da Avisaido e va a recuperare l'appuntamento del mese di maggio che non si è svolto causa maltempo. Ci sarà la giornata ecologica che partirà dalle ore 8:30 da Piazza Cavour con ritrovo, anche questo è un recupero di quella che non si è potuta fare causa maltempo. E a Calipolis ci sarà la terza edizione della Coppa Cobram dalle ore 10, seguirà anche uno stand gastronomico legato alle pietanze e ai menù fantoziani. Gli ultimi appuntamenti che mi sento di segnalare riguardano la giornata di lunedì e uno alle ore 21, che è il Consiglio Comunale, che si potrà venire a vedere in sala consigliare o in diretta streaming. Altrimenti, per chi non ha interesse a seguire il Consiglio Comunale ma altri tipi di interesse, nell'Aula Magna Benvenuto Piazza delle Scuole Medie dalle ore 20:45 il terzo incontro delle settimane della prevenzione, dove si parlerà di neuropsichiatria. Non mi resta altro da aggiungere, vi auguro un buon fine settimana, un buon inizio di settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti.